Ciao, io sono Aurora e oggi spero di registrare un video che tu potrai usare anche come fosse l'episodio di un podcast, perché dalla mia sfera magica vedo e prevedo che rimarremo qui per un bel po' di tempo, ci faremo compagnia a vicenda e soprattutto io ho moltissime cose da dirti perché in questo video specifico ci tengo a parlarti di due saggi che ho letto recentemente e che mi hanno stupito in positivo per una serie di motivi che andremo ad analizzare all'interno di questo video, ma che soprattutto ritengo essere l'uno lo specchio dell'altro, e questo mi ha lasciato una sensazione molto positiva che voglio condividere con te perché penso che entrambi i saggi, sono tra l'altro uno dei due è stato molto discusso nell'ultimo periodo, penso che entrambi i saggi potrebbero arricchire moltissimo la conversazione attorno a queste tematiche, nello specifico. Prima di partire comunque ci tengo a fare un piccolo disclaimer perché i due testi di saggistica di cui ti vado a parlare oggi si occupano entrambi di questioni di studi di genere e tenendo in considerazione la grande negatività che si crea attorno a questi argomenti quando si hanno dei dibattiti che forse non potrebbero neanche essere chiamati così, ci tengo a mettere le mani avanti. Il mio approccio personale alla saggistica è uno ed è molto specifico ed è quello di essere consapevole che l'autore, l'autrice, ha intrapreso una serie di studi che possono essere avanzati sicuramente, ma che comunque non detiene la verità universale, per cui vorrei evitare appunto il fraintendimento che questo sia un video in cui io ti parlo cercando di insegnarti qualcosa. Questo non è il mio approccio alla vita, ma è anche il mio approccio su internet. Infatti nell'ultimo periodo io ho cercato proprio di limitare le discussioni perché mi sono resa conto che molto spesso non si vuole avere un confronto per avere un confronto e magari allargare i propri orizzonti, ma si vuole avere un confronto per avere ragione e per andare in qualche modo a sovrastare l'opinione altrui. Ecco, questa non è una mia presa di posizione, non penso lo sarà mai, anche perché mi stimola veramente poco e soprattutto essendo questi temi che io studio anche a livello universitario, mi sentirei veramente fuori luogo a sedermi qui e cercare di insegnarti qualcosa. I due saggi di cui ti parlo, li racconto tramite una rielaborazione di quello che ho capito io e di quello che credo sia importante sottolineare. Faccio questo disclaimer appunto perché essendo generazione Z sono cresciuta su internet e ormai ho un grande trauma, sono stata penso traumatizzata. Soprattutto io, come ti dicevo, credo che la saggistica abbia una funzione molto diversa da quella dell'insegnare, ma piuttosto ha la funzione di porti delle questioni sotto un'ottica diversa. Una precisazione che ci tengo a fare prima di raccontarti effettivamente questi due testi è molto semplice, dà a che fare con il fatto che il primo testo di cui ti vado a parlare penso che sia illuminante e te lo consiglio e credo che offra degli spunti meravigliosi, ma come tutti i saggi ci sono state delle cose con le quali io non sono state d'accordo, con le quali io non sono stata d'accordo, non mi sono trovata d'accordo. E l'ho trovato appunto, come ti dirò più avanti, farraginoso. Te lo dico perché per me è importante che sia chiaro il fatto che io non credo che questi testi siano la Bibbia, però penso che siano molto utili a crearci una nostra Bibbia, quindi a creare una nostra serie di riferimenti, a creare una sorta di bibliografia personale che ci possa essere d'aiuto quando dobbiamo argomentare determinate tematiche. Ecco, questo sì, penso che il primo testo di cui ti parlo per questo sia utilissimo, perché offre veramente tantissimo spunti. Ti sto parlando di Dead Blondes and Bad Mothers di Sadie Doyle, che in italiano è stato tradotto con Il mostruoso femminile. Io l'ho letto in inglese per una serie di motivazioni che non ti vado a esplicare, ma comunque l'ho letto in inglese, però la traduzione in italiano ho sentito essere molto positiva e soprattutto penso che il titolo incarni perfettamente quello che è il punto centrale di questo testo. L'idea alla base di questo saggio è quella di analizzare la figura della donna nel corso del tempo e soprattutto usufruendo di una serie di elementi pop che possono rendere accessibile a tutti la lettura di questo saggio. Il problema però qual è? E ci tengo a sottolinearlo, è che io non credo che questo sia necessariamente un saggio cui approcciarsi se si è nuovi al tema femminismo. Non perché sia particolarmente complesso, infatti come ti dicevo al suo interno ha anche tutta una serie di tematiche
tematiche che ruotano attorno a quelli che sono dei prodotti pop che credo la maggior parte delle persone conoscono. Ma l'unico motivo per cui ti dico questo è perché Doyle deve portare avanti una tesi molto complicata e soprattutto una tesi che non può essere esposta, secondo me, in una maniera che non sia aggressiva. Il tono all'interno di questo libro non è aggressivo, però se non si è abituati a fare una scrematura di ciò che si legge, se non si ha un insieme di elementi che sono già ben saldi all'interno della nostra testa, che sono appunto elementi che riguardano il discorso femminista, ecco, questo saggio potrebbe essere un po' un pugno in faccia, che se da una parte è bene perché è giusto che la saggistica appunto ci smuova, dall'altra parte potremmo avere un impatto un po' negativo con il tipo di discorso che porta avanti Doyle. Detto questo, comunque io questo saggio lo consiglio a tutti e se tu dovessi essere nuovo o nuova a questo tipo di discorso, ti direi segna comunque il titolo perché in futuro ti tornerà utile. Come ti dicevo, Doyle vuole fare che cosa? Vuole analizzare la figura della donna mostro, quindi la modalità in cui la donna viene sia rappresentata all'interno di prodotti culturali, ma soprattutto il modo in cui la donna deve vivere all'interno di una società patriarcale sellata in un loop contraddittorio in cui lei è sia la vittima che il carnefice. Per cui la base è molto interessante, ma diventa ancora più interessante quando noi andiamo ad analizzare la struttura con cui è stato messo insieme questo saggio. Infatti il testo è di fatto molto breve perché al suo interno contiene solamente tre sezioni. Ogni sezione ha due capitoli, massimo tre al suo interno. E queste sezioni come sono intitolate e che cosa vanno ad analizzare? Queste sezioni sono intitolate utilizzando i tre ruoli più distinti della donna all'interno della nostra società: figlia, moglie e madre. Ovviamente anche questa divisione è molto provocatoria. Già da questo tipo di suddivisione noi capiamo che tipo di saggio stiamo per incontrare. E noi partiamo infatti proprio da quello che è un ruolo che tutte le donne ovviamente hanno provato, ovvero il fatto di essere delle figlie, figlie di qualcuno, in qualunque contesto. Ma nello specifico, in realtà, Doyle non si va ad occupare della figura della figlia, usa questo ruolo come pretesto per andare ad indagare due aspetti che riguardano la gioventù delle donne. Quindi, più nello specifico, anzi se vogliamo, va ad indagare quelli che Doyle definisce spazi liminali. Lo spazio liminale che cos'è? Se parliamo di luoghi, stiamo parlando di non luoghi. Quando noi siamo all'interno di uno spazio liminale, ci troviamo per esempio in un supermercato, in un parcheggio, in un centro commerciale che noi, o meglio, culturalmente riconosciamo come non luogo, perché in linea di massima non c'è niente che lo distingua. Infatti, tutti gli spazi sono simili l'uno all'altro, che sia in Europa, in America, in India e così via. Per cui ci dà l'impressione di essere in un luogo che non è davvero un luogo. Invece stiamo parlando di uno spazio liminale concettuale, quindi in termini meno fisici e più filosofici, noi ci stiamo riferendo a un momento dell'esistenza, ma anche a un momento della giornata in cui non c'è né una condizione né un'altra che si verificano. Questo che cosa significa? Significa che Doyle nel capitolo delle figlie parte proprio dalla pubertà e dalla verginità, che secondo Doyle sono entrambi degli spazi liminali. La pubertà è uno spazio liminale perché non si è né bambine né donne e la verginità incasellata sempre nel contesto patriarcale, lo spazio liminale anzi all'interno della quale la donna si muove e passa dall'essere pura all'essere sporca. Questa è la concezione che si ha, ecco perché la donna vergine, soprattutto in opere molto lontane, ma in realtà questo è applicabile anche alla società odierna, è qualcosa, la figura della vergine è qualcosa quasi di sacro, che appunto è un simbolo della purezza in una società sessista. Quindi parte da questo concetto di spazio liminale, come questo si applica alla figura della giovane donna, e da qui apre un mondo. Intanto perché riesce a fare un'analisi che va a comprendere tutte quelle che sono le prime esperienze traumatiche con le quali le giovani donne si devono confrontare e che poi si spalmeranno per tutto il corso della loro esistenza in quanto categoria oppressa, ma soprattutto qui entra in gioco tutto quello che ti dicevo prima per quanto riguarda i riferimenti pop. Infatti, in questa prima sezione, Doyle fa due cose che io ho trovato geniali. Intanto parte con il racconto di un caso realmente avvenuto, agghiacciante, che non ti racconterò perché penso che sia anche il gusto di approcciarsi a questo saggio, ma in secondo luogo fa anche un'analisi
meravigliosa dell'esorcista, che secondo me è forse l'analisi meglio riuscita all'interno di questo testo. E ti dicevo, io sono anche una studentessa di media e studi culturali, quindi io su queste cose ci campo, è proprio pane per i miei denti. Quindi quando vedo qualcosa di ben fatto, che comunque io reputo essere ben fatto, mi gaso tantissimo, ed è il motivo per cui ti voglio parlare di questo nello specifico. Ovviamente poi non ti parlerò di tutti gli altri riferimenti che vengono fatti, perché ti leverei il gusto di assaporare questo saggio. Perché ti voglio parlare della casistica dell'esorcista? Perché secondo me è riassuntiva di tutto quello che il saggio vuole fare. Infatti, Doyle ci racconta che l'esorcista è stato in realtà ispirato da un evento realmente accaduto negli anni 50, in cui in questa famiglia, nella famiglia di Annelise Michael, quello che successe è che Annelise soffriva di schizofrenia, però il problema non era solamente il contesto storico, quindi gli anni 50, in cui la malattia era stigmatizzata molto di più di quanto comunque ancora oggi lo sia, ma il problema era che Annelise faceva parte di un contesto religioso, per cui lei ad un certo punto interpretò questi suoi malesseri dati dalla schizofrenia e soprattutto queste sue visioni date dalla schizofrenia come segno del diabolico e iniziò quindi a dire ai suoi genitori che lei effettivamente era posseduta. E i genitori, invece di indagare maggiormente sotto questo aspetto, diedero per certo che la figlia fosse effettivamente divenuta parte o comunque divenuta un mezzo del maligno, e Doyle fa questa specifica per andare ad aprire proprio il discorso del mostruoso femminile, ovvero il modo in cui quando vi è il binomio, quando ci si trova di fronte al binomio donna-malattia mentale, molto spesso è molto più facile credere alla parte mostruosa piuttosto che credere alla parte psicologica, un malessere psicologico, per cui è facile deformare la figura della donna, renderla in questo caso un oggetto demoniaco piuttosto che provare ad indagare il suo malessere. Ma più nello specifico, Doyle parte da questo discorso e si muove poi verso l'esorcista, perché effettivamente la storia di Annelise Michael, che finisce in maniera tragica, come purtroppo la storia di moltissime altre donne all'interno di questo romanzo, e non sono solamente riportati degli elementi o comunque dei fatti appartenenti magari all'epoca scorsa, ma anche diversi fatti attuali, ma poi ci arriviamo. E comunque sia, secondo Doyle, che io penso che questa tesi sia veramente interessante, se poi la prendi anche con le pinze e quant'altro, il discorso che Doyle porta avanti è che l'esorcista nient'altro è che un simbolo per rappresentare la pubertà. Perché in pubertà che cosa succede? E nello specifico che cosa succede a Regan dell'esorcista? In pubertà si iniziano ad avere degli sbalzi ormonali, quindi si diventa irritabili, non si vuole stare attorno a nessuno, si inizia a scoprire la sessualità e tutta questa serie di cose all'interno di un contesto non solo patriarcale, ma sotto lo sguardo maschile, sono tutte delle cose che devono essere esorcizzate, sono delle cose che devono essere allontanate dalle bambine, perché la pubertà effettivamente è il primo momento in cui una bambina inizia pian piano a crescere, non a diventare donna, ma inizia ad avere dei desideri che sono più suoi che degli altri. Entro ovviamente in merito del fatto che cosa sono veramente i desideri e quanto dei nostri desideri poi vengono dall'interno e non dall'esterno, ma questo è un discorso più filosofico. Però effettivamente la pubertà è il primo momento della vita in generale in cui noi sentiamo di avere bisogno di più spazio. Quando questo avviene nelle donne, però, o in questo caso nelle bambine, quello che la percezione che si ha è il fatto che noi stiamo perdendo il controllo. Infatti, Doyle sottolinea il modo in cui l'esorcista, come finisce? Finisce con il fatto che Regan viene liberata dal demonio e viene quindi riportata alla sua infanzia, e in qualche modo Regan viene privata di tutto quello che la rendeva più indipendente, di tutto quello che stava costituendo il suo cambiamento, e viene infantilizzata, perché nella nostra società, per esempio, il discorso dell'infantilizzazione è una problematica gigantesca. Le donne devono rimanere bambine perché le bambine e i bambini in generale si possono controllare più facilmente. In più, un altro aspetto interessantissimo di questa analisi dell'esorcista è quello che riguarda le scene sessuali più che di sesso. E effettivamente molto spesso per esprimere scene di presenza demoniaca, che anche in prodotti molto recenti, mi viene in mente Supernatural, quello che si fa è esprimere una forte sessualità. La donna demone, quindi la donna mostro, è sempre molto liberata a livello sessuale. E questo perché? Perché ovviamente non può essere sessualizzata
sessualmente liberata. La donna non può avere un suo desiderio e nel momento in cui ce l'ha, o c'è qualcosa di sbagliato, o è posseduta, oppure comunque dobbiamo estirparlo. Ma nello specifico Doyle fa anche sottolinea il modo in cui solitamente dice: noi già non levitiamo le vagine all'interno di prodotti culturali. Quando questa vagina viene rappresentata, quando noi la vediamo sullo schermo, la vediamo in dei contesti indecenti, demoniaci, perché effettivamente all'interno dell'esorcista c'è una scena piuttosto forte che coinvolge una vagina e un crocifisso. Quindi ti lascio immaginare, io penso, meno male che non sono monetizzata, perché a questo punto penso YouTube mi avrebbe bannato. E tutta questa serie di argomenti, quando messa insieme, ci porta all'unica conclusione possibile, ovvero al fatto che la donna, nel momento in cui è sessualmente libera, ha degli sbalzi d'umore e più in generale ha dei desideri propri, allora ha qualcosa che non va, diventa una donna mostro. Infatti, il concetto della donna mostro, del mostruoso femminile, è proprio questo. Donna che, se lasciata libera, secondo appunto il concetto patriarcale, causa solamente disgrazie, porta solamente danni. Madre Natura viene considerata una donna e Madre Natura deve essere domata, perché Madre Natura che cos'è? È una figura spaventosa che vuole vendetta, rabbiosa, che in qualche modo deve sempre sovrastare l'uomo, e in questo caso si possono avere varie interpretazioni. L'analisi dell'esorcista, secondo me, veramente prende benissimo tutto il discorso che si vuole fare all'interno del mostruoso femminile. In più, sempre in questa sezione, due aspetti molto interessanti che ti voglio nominare hanno a che fare con l'analisi del true crime e degli slasher. Ora, io penso che il mostruoso femminile, come ti accennavo, è carente sotto alcuni aspetti, è carente e soprattutto affretta di mo molto spesso portare avanti le sue tesi, ma mi rendo conto che il discorso è veramente gigantesco. Addirittura mi verrebbe da dire che si potrebbe scrivere un libro a sé per ognuna di queste sezioni, per cui la parte sullo slasher io l'ho trovata un po' claudicante, secondo me si poteva fare di meglio e quindi non entro nel merito, anche perché io non sono una grande fan di slasher, per cui non ho ben chiare tante posizioni e tanti stereotipi, però secondo me vale la pena di leggerla, perché anche lì ci sono delle riflessioni molto molto interessanti, per esempio appunto sullo stereotipo delle donne bionde, delle donne stupide, quindi sacrificabili. Veramente anche lì ti fa abbastanza esplodere il cervello. Ma una parte che all'interno della sezione delle figlie mi ha affascinato, che forse non è il termine più adatto in un contesto del genere, è quella che riguarda il true crime. Infatti, Doyle fa questa analisi del perché il true crime sia principalmente un prodotto, così come gli slasher, che viene maggiormente consumato da un pubblico femminile. Io mi trovo estremamente d'accordo con questa analisi, non solo perché è riportata con effettivamente dei fatti e delle statistiche, ma perché io, per esempio, fruisco moltissimo di quelli che sono prodotti di true crime. Non mi definisco una fan, perché comunque penso che sia molto tricky come discorso, e soprattutto credo che c'è chi è molto più accanito, solamente che io consumo regolarmente dei podcast, nello specifico di true crime. L'analisi che fa Doyle, o meglio la tesi che porta avanti Doyle, qual è? È quella di sottolineare come per la prima volta, ascoltando storie true crime o consumando prodotti di tipo slasher, le donne hanno rivisto incarnate e quindi in qualche modo validate le proprie paure. Perché nonostante questo sia un discorso che, per esempio, su internet, ma anche sulle testate giornalistiche, si fa molto fatica ad accettare, una delle parti più fondanti e più presenti, e soprattutto che vengono instillate sin dalla giovane età all'interno delle donne, è il discorso della paura. La paura è qualcosa con cui una donna convive. E questo, nonostante si voglia dare una descrizione paranoica, al solito paranoica e esagerata della questione, quando si è donne effettivamente si ha a che fare con tutta una serie di contesti che sono più pericolosi. E quanto si voglia fare una narrazione sbagliata di questo tipo di paura, rimane il fatto che una donna deve stare 10 volte più attenta, non perché sia paranoica, ma perché il mondo non è pensato per lei. E quindi quello che Doyle dice è che per la prima volta, quando tu ascolti il true crime, dici: ecco, vedi, questa cosa che io temo tantissimo è successa a così tante donne. E infatti i protagonisti all'interno del true crime non sono gli uomini, sono molto spesso casistiche terrificanti riguardanti crimini commessi sul corpo delle donne. Più Doyle afferma che il true crime in qualche modo ti dà la possibilità di proteggerti da quelle che sono
no, queste eventualità che una persona, una donna teme, e in generale le persone che vengono percepite come tali temono. E per questo io credo che ci sia bisogno di dare una nota di merito a Doyle, perché il discorso true crime non viene spesso analizzato, soprattutto in termini femministi. Passiamo nella sezione delle mogli, che secondo me anche qui andiamo proprio in territori assurdi. Ed è il motivo per cui io credo che questo libro debba essere letto, perché mostra la realtà di tantissime questioni che magari quando vengono discusse su un piano più idealistico, su un piano più concettuale, si fatica a credere. Invece nel mostruoso femminile Doyle fa proprio un ottimo lavoro di riportare tutti quelli che sono degli eventi che possono rendere poi applicabili quello che noi abbiamo sentito fino ad adesso rispetto al discorso femminista e transfemminista. Infatti, all'interno della sezione di Molly io ti racconto solamente una casistica che Doyle riporta, perché secondo me è proprio quella rappresentativa di questa sezione. Infatti, Molly come si apre? Si apre con il racconto di True Crime avvenuto nel 1985 di questa famiglia, nello specifico di questa coppia, in cui l'uomo che si chiamava Michael Clary diede fuoco a sua moglie perché lei si era rifiutata di mangiare un pezzo di toast. Questo è il modo in cui Doyle apre la sezione. Ovviamente la questione è più complessa di così, e se ci puoi credere è ancora più ridicola, e metto un asterisco su ridicola perché la casistica è angosciante. Se adesso ti racconto il movente dietro questa azione, io penso che rabbrividerai maggiormente. Infatti, quello che successe è che Michael Clary effettivamente diede fuoco a sua moglie perché non aveva mangiato un pezzo di toast, ma nello specifico quando lui fu portato in corte era anche abbastanza tranquillo, e quello che affermò fu che lui non aveva ucciso sua moglie perché sua moglie in realtà era stata rapita, ed era stata rapita da un changeling. Ora, se tu non sai cosa sia la figura del changeling, nel folklore è una sorta di elfo cattivo, ovviamente, perché gli elfi, ricordiamoci, non sono come quelli di Sarah J. Maas, che sono dei buoni da paura, sono semplicemente delle figure molto maligne, e il changeling fa parte di questa sezione ed ha la capacità di assumere le sembianze identiche di una persona del mondo umano, prendere il suo posto e portare invece l'umano nel mondo degli elfi. Ok, quest'uomo quindi è andato in corte e ha detto: no, mia moglie era un changeling, quindi in realtà io non l'ho uccisa, io l'ho persa, quindi forse la vittima sono io. Le figure più scettiche, nello specifico di uomini, che hanno scelto di credere a Michael Clary. Perché? Perché molte volte è più facile, e torniamo al discorso di prima, mostruosizzare una donna piuttosto che accettare che lei sia indipendente. Infatti, guarda caso, la moglie di Clary che cos'era? Era una donna che si rifiutava di andare a vivere con lui, e più nello specifico aveva un'indipendenza economica. E questo ovviamente per Clary era un fattore di minaccia rispetto a quella che era la sua mascolinità, anche perché ricordiamoci, la mascolinità tossica è così presente all'interno dei nostri contesti odierni, figuriamoci all'interno dei contesti degli anni 80. Questo esempio, secondo me, è esplicativo perché appunto riporta l'attenzione sulla smania del controllo, ma soprattutto riporta l'attenzione sul cercare di addolcire la violenza che si commette sui corpi delle donne. In questo caso, Michael Clary che cosa fa? Quello che fa è molto semplice: lui si rende una vittima agli occhi del mondo, e noi sappiamo che questo è un tipo di narrazione che ancora ad oggi funziona molto bene, e funziona molto bene perché quello che fa è concentrarsi su tutto il bene che l'uomo che commette il crimine ha fatto nella sua vita, e quindi leva non solo l'attenzione dal crimine, ma leva anche l'attenzione dall'empatia alla quale la donna uccisa in questo caso dovrebbe avere diritto a prescindere. E questo non è applicabile solamente col caso degli anni 80, ma è applicabile anche con tutti i casi di femminicidio che avvengono al giorno nostro e che vengono raccontati sempre con delle lenti totalmente distorte rispetto alla realtà. Questo purtroppo è un tipo di narrazione che funziona, ed è proprio grazie ai casi di true crime che noi lo sappiamo, perché quanti esempi di serial killer noi possiamo portare avanti sono stati poi idolatrati, sono stati oggetto di desiderio. Addirittura c'è stato il caso del Night Stalker, non so se lo conosci, ma comunque c'è un documentario dedicato su Netflix, che una volta è stato catturato, ci hanno messo moltissimo tempo, ma quando fu catturato lui ebbe accesso a tutta una serie di trattamenti di bellezza, tra cui sbiancamento dei denti, e anzi proprio credo gli abbiano rifatto la dentatura, perché
gli avvocati sapevano che questo avrebbe sortito un effetto molto molto forte sul pubblico che osservava questo caso e quindi avrebbe poi il pubblico ovviamente in qualche modo addolcito quella che sarebbe stata poi l'ovvia sentenza. E quindi tutta questa serie di discorsi si vanno a riassumere anche solo in un caso, ma questo caso poi diventa universale. Quindi secondo me anche all'interno della sezione delle mogli c'è tutta una riflessione molto interessante e poi si entra anche nel merito di quello che è il discorso del matrimonio, della costrizione del matrimonio molto spesso e di quello che l'atto del matrimonio implica. Ovviamente anche qui ti ripeto, qui c'è bisogno di fare una scrematura di informazioni perché altrimenti quello che può passare è che Doyle dica tutti i matrimoni sono infelici. Non è questo il concetto, ma c'è necessità che Doyle esponga la sua tesi in un determinato modo. E poi infine arriviamo all'ultima sezione, ovvero la sezione delle madri, che io ho trovato la più complessa e pertanto quella riuscita un po' meno. E dico questo perché ho avuto l'impressione che in questa sezione, più che nelle altre, Doyle abbia voluto inserire tantissime questioni, però abbia utilizzato molte poche pagine, e quindi il risultato è stato quello di una sezione un po' farraginosa in alcuni punti. Io le ho trovate, almeno questa è la mia concezione. Poi mi sono anche domandata se magari questa sezione non ha avuto un grande impatto su di me, perché io non sono madre, allo stesso tempo però non sono neanche moglie e sono riuscita ad individuare le differenze di casistiche utilizzate, soprattutto di ciò che viene detto e di come viene esposto rispetto alla sezione delle madri, in cui secondo me si iniziano a dare dei giudizi troppo personali e questa è una cosa che io nei saggi non apprezzo particolarmente. Detto questo, la sezione delle mogli, delle madri è ovviamente anche qui rivoluzionaria e lo dico perché porta alla luce un altro aspetto fondamentale, e più che un aspetto, un dilemma fondamentale di quella che è l'esistenza della donna quando diventa anche madre, ovvero il fatto di doversi controllare con un'altra figura mostruosa, ovvero proprio quella della madre, perché all'interno della società la figura della madre è forse una di quelle che viene più antagonizzate di tutte e viene, soprattutto usata come pretesto per coprire poi quelle che sono delle problematiche che non riguardano la madre, ma che riguardano il contesto familiare. E ti faccio l'esempio, che è uno dei tanti esempi che Doyle riporta al suo interno, ovvero sempre qui ritorniamo su un caso di true crime. E nello specifico, ho anche il nome se l'ho segnato. Non l'ho segnato, ma te lo scriverò in sovraimpressione. Questo è un caso, uno dei casi di true crime più conosciuti, più raccontati, e uno dei motivi per cui viene più raccontato è proprio per via della figura della madre. Infatti, quest'uomo che non ha compiuto moltissimi omicidi, ma quelli che ha compiuto sono stati molto violenti e soprattutto estremamente macabri, ecco, macabri è la parola giusta, e quindi ovviamente ha avuto una risonanza più ampia. Ma quello che succede è che questo caso, anche come è stato riportato poi nelle testate giornalistiche e ancora oggi viene raccontato in questa maniera, in qualche modo viene attribuito alla figura della madre. Questo perché? Perché la madre era una donna estremamente religiosa e molto severa. Quindi automaticamente si inizia a dare l'idea al pubblico che in realtà quest'uomo questi omicidi li abbia compiuti non tanto perché li volesse compiere, perché avesse una natura violenta, perché avesse tutta una serie di problematiche e soprattutto perché era un misogino, ma perché sua madre, povero figlio, era molto severa. Ma questo poi viene smentito dal serial killer stesso, che nelle sue interviste ha ricordi positivi della madre, racconta la madre in termini molto molto, non voglio dire entusiastici, ma comunque molto dolci. Quindi la donna continua ad essere una figura mostruosa, una figura da temere, da controllare e da opprimere, una figura da tenere a bada e se necessario da sopprimere. Su questa base io mi ricollego al secondo testo di cui ti voglio parlare, che vado a prendere, che per me è stato illuminante, ma non tanto perché non fosse a conoscenza di quello che è scritto all'interno, ma perché io penso che questo testo di cui ti sto per parlare potrà essere di conforto e di apertura per tantissime persone, se solo ovviamente poi ci si vuole mettere in discussione, perché poi se non ci si vuole mettere in discussione penso si possa leggere di tutto e comunque non sortire assolutamente nessun effetto. Uno degli aspetti di cui Doyle si occupa all'interno di questo romanzo, di questo saggio, è la questione delle donne trans, che come le donne, nonostante questo non venga accettato, soffrono di una serie non solo di discriminazione, ma soprattutto soffrono moltissimo questo discorso della figura mostra, perché le donne trans effettivamente dai più vengono considerate così, vengono considerate dei mostri.
scrive questo testo, il testo è tradotto al femminile, ma avrei fatto caso al fatto che non ho fatto riferimento al suo genere tramite i pronomi perché Doyle qualche mese fa ha fatto coming out come persona non binary e questo è importante perché? Perché molto spesso le persone non binary e le persone trans vengono escluse dal discorso femminista. Sin dall'era dei tempi l'alleanza tra persone queer e donne è stata fondamentale ed ha portato a grandissimi cambiamenti. Questo mi ha stupito e mi ha fatto anche piacere perché, come ti dicevo, mi ha riconfermato questa questione di quanto sia importante che il nostro femminismo sia transfemminista, si impegna ad esserlo, e infatti il secondo saggio di cui ti parlo è La mostruosi trans. Io mi illumino quando penso a questo testo che conta letteralmente 60 pagine, 61 pagine, e io l'ho tabbato, l'ho sottolineato, ci ho fatto di tutto e di più, perché secondo me è un testo super fruibile, molto più forse del mostruoso femminile, ma che soprattutto è un testo che secondo me si pone rispetto alla questione transfemminista anche qui senza voler insegnare, ma volendo condividere, volendo in qualche modo incoraggiare all'apertura e all'ascolto, che purtroppo si è andato un po' perdendo nel tempo, quando è importante e fondamentale che l'alleanza tra persone queer e tra donne rimanga intatta e che non si vada a scollare. Perché se succede questo succede un patatrac, ma comunque entriamo nel merito della mostruosi trans. Io prendo le note perché anche qui da dire ce ne abbiamo. Ti ricordi quando appunto ti facevo il discorso di come anche madre natura viene considerata mostruosa, come anche madre natura in qualche modo deve essere soppressa? Ecco, il principio si trans di Filo Sottile parte dallo stesso principio, quindi parte da un mito, qualcosa di estremamente antico e anzi forse la cosa più antica in assoluto perché il mito è l'inizio di ogni tipo di storia, di ogni tipo di narrazione e si apre quindi questo saggio raccontando il mito di Pandora. Pandora chi è? È questa donna, o meglio, questa entità che viene fatta su misura e a cui viene dato un vaso, il famoso vaso di Pandora, che se scoperchiato, indovina, indovina che cosa porterà? Porterà disgrazie, catastrofi, la fine del mondo, la fine della stabilità, la fine della coerenza. Un ottimo punto da cui partire perché ancora una volta non solo ci dimostra come la donna nel mito e in generale nella cultura sia concepita come la nascita delle disgrazie, ma è anche importantissimo perché appunto Pandora è una donna bionica, è una donna che viene costruita e alle quali vengono attribuite tutta una serie di caratteristiche che sono considerate femminili in una società binaria. Filo Sottile parte proprio da questo perché deve sottolineare l'importanza tra l'alleanza tra donne cis e donne trans. Uno dei concetti che io ho trovato più fondanti in questo brevissimo saggio è proprio quello che sottolinea l'importanza di non provare a generalizzare quella che è l'esperienza trans, e per esperienza trans intendo sia l'esperienza delle persone trans, appunto, ma anche l'esperienza delle persone non binary, ed il motivo per cui è complicato è perché queste esperienze sono strettamente personali e soprattutto dipendono dai nostri contesti, anche da dei contesti culturali. E quindi quello che Filo Sottile sottolinea cos'è? È che non si può avere una narrazione o uno slogan che sia una voce per tutti, ma piuttosto bisogna che ci sia lo slogan, una voce tra le tanti, quindi una voce che si unisce al coro delle persone trans e quindi delle persone oppresse, che però non voglia sovrastarle e che soprattutto non voglia imporre alle altre persone che fanno parte della stessa, categoria oppressa la propria esperienza. Pensare di poter parlare di genere in maniera semplice, pensare che si possa dare una definizione di quella che è l'esperienza trans con grande semplicità in una società che è abituata a genderizzare qualunque cosa e quindi ad avere una visione strettamente binaria della qualunque, quindi a partire dal vestiario fino ad arrivare a cose assurde quali l'abbigliamento e i modi di fare di una persona, ecco, è veramente complesso. Per cui ovviamente ogni discussione che noi avremo attorno al genere e soprattutto al non binarismo sarà complicatissima ed è un problema il fatto che cerchiamo anche in questo caso di detenere la verità assoluta, perché queste sono delle teorie che si stanno sviluppando adesso e non accettare che sia così e non accettare che la società cambi
Ecco, diventa complicato. Ma dire che queste teorie, stanno venendo portate alla luce adesso significa forse che le persone trans prima di adesso non esistevano? Assolutamente no. E infatti Filo Sottile utilizza una metafora meravigliosa, ovvero quella del fantasma di Canterbury. Infatti nel fantasma di Canterbury cosa c'è? C'è una macchia all'interno di questo castello che uno dei personaggi all'interno dell'opera continuano a cancellare, ma questa macchia non se ne va, non se ne va, anche se viene cancellata per un breve periodo, poi ritorna. Ritorna ed è sempre più accanita, si insidia sempre di più all'interno del legno, di questa biblioteca, se non erro. Ecco. Lo stesso discorso è applicabile alle persone trans e alle persone non binary, che sono non solo sempre esistite, ma che addirittura in alcune culture, che guarda caso non sono culture bianche, sono proprio la norma. Nello specifico nelle culture indigene e anche nella cultura hawaiana ci sono dei termini che da sempre si utilizzano per parlare di persone non binary. Quindi in realtà noi quando diciamo che, quando cerchiamo di cancellare l'esistenza delle persone trans, l'unica cosa che stiamo facendo è che ci stiamo chiudendo gli occhi di fronte a delle culture, stiamo chiudendo gli occhi di fronte a delle realtà e soprattutto stiamo chiudendo gli occhi di fronte a delle persone che sono sempre esistite e che continueranno ad esistere. Perché? Perché l'essere umano è complesso, perché l'essere umano è tridimensionale e pensare che 7 miliardi di persone possano ragionare tutto alla stessa maniera e che so pensare che 7 miliardi di persone possano non interrogarsi mai sul proprio genere, ecco, questo è utopico. L'utopia non è pensare che possa esistere un mondo in cui ci sono le persone trans e le persone non binary. L'utopia è pensare il contrario. Uno dei discorsi più interessanti, secondo me, presente all'interno di questo saggio è il fatto che Filo Sottile va a citare Wittig, famosissima femminista, e riporta in ballo il discorso del genere che viene percepito come una classe sociale. All'apice di queste classi sociali, ovviamente, c'è l'uomo cis, e poi sotto c'è la donna e tutte le altre categorie che non sono uomini sostanzialmente. E questo è molto importante perché ci dà ancora una volta la prova del fatto che non è importante che tu sia una donna cis, che tu sia una donna trans, che tu sia una persona non binary. Il succo del discorso è che siete tutti e tre categorie oppresse e che pertanto bisogna fare alleanza contro la classe sociale, in questo caso predominante. E qui quindi non solo è la classe sociale predominante, ma è anche la classe sociale che ci opprime. Secondo me vale la pena di riflettere molto su questo discorso del genere come classe sociale, così come vale la pena riflettere in realtà su tantissimi aspetti all'interno di questo saggio. Molto utile perché ti va a spiegare l'importanza dell'usare i pronomi corretti. Molto spesso quando si parla di misgenderare le persone si ha questa tendenza, soprattutto in Italia, ma non solo, a ridicolizzare il discorso dei pronomi, riducendo il discorso dei pronomi a un discorso di grammatica oppure a un discorso di voler essere particolarmente puntigliosi. Filo Sottile, questo concetto lo spiega veramente in quattro righe, perché di fatto quando ci si ferma a pensare alle questioni che non ci riguardano, ma che riguardano altre persone, ci rendiamo conto che molto spesso sono più semplici di quello che pensiamo e che siamo noi con i nostri pregiudizi ad inasprirle e rendere più complicate. Filo Sottile in questo saggio spiega che semplicemente l'importanza del usare i pronomi corretti è data dal fatto che nel momento in cui noi non li usiamo e quindi nel momento in cui noi scegliamo quale pronome attribuire a una persona, nonostante questa persona ce li abbia già comunicati quali siano, questo diventa un atto di violenza e diventa un atto di violenza perché è l'ennesimo momento in cui noi, classe sociale o ci mettiamo al di sopra di questa persona che stiamo dando per scontato non sia cis e le stiamo nuovamente levando visibilità, la stiamo nuovamente rendendo invisibile, stiamo ancora una volta cancellando la sua esistenza. Ecco, questo è il concetto base. L'importanza di usare i pronomi giusti è perché di poter dire questi sono i miei pronomi crea un rarissimo caso in cui la persona non cis ha la possibilità di imporsi rispetto a come entra nel mondo, rispetto a come viene percepita. Nel momento in cui noi leviamo a questa persona la possibilità di essere rispettata, noi la stiamo nuovamente cancellando e ritorniamo quindi a fare lo stesso processo della macchia del castello di Canterbury. Ecco, e quindi noi cerchiamo di cancellare l'esistenza di questa persona, ma tanto lo sappiamo che questa persona poi ci correggerà nuovamente, se non ci correggerà in quel momento lo farà qualcun altro, perché continuerà ad esistere. Non entrare nel merito di tantissime altre questioni che vengono affrontate all'interno di Mostruosi Trans, perché non penso che l'internet sia il posto più adatto e perché penso che se veramente interessati appunto ad aprire i propri orizzonti su queste questioni, si compra il testo e lo si legge. Il costo è veramente irrisorio, stiamo parlando di 6 euro e
come tutte le edizioni super giù di Eris, che è, vabbè, una casa editrice spettacolare. Però, insomma, sappi che a cui io ho fatto accenno in questo video rispetto a questo testo sono veramente, veramente minime rispetto a tutto quello che troverai in realtà all'interno di 60 pagine. Perché, come ti dicevo, quando si è appunto all'interno di una minoranza, dei concetti che sembrano astratti e assolutamente difficili, impossibili da comprendere, in realtà nient'altro sono che la vita normale, la realtà di moltissime persone che pertanto sapranno spiegartela con termini semplici. Questo saggio è fruibile veramente a chiunque e soprattutto, secondo me, come ti dicevo, va in concomitanza con il mostruoso femminile, perché sia la donna cis che la donna trans verranno sempre vittimizzate all'interno di un contesto patriarcale, verranno sempre rese la causa dei mali, e quindi solamente tramite l'alleanza noi potremo giungere ad un punto in cui forse potremo sperare di liberarci. Questo libricino per me è stato di veramente illuminante, di conforto, è stato una gioia da leggere, mi ha fatto commuovere, veramente me ne ha fatti provare di ogni, e per questo io non posso fare altro che consigliartelo ancora più intensamente di come io ti consiglio il mostruoso femminile. Questo era quello che a grandi linee ci tenevo a raccontarti di questi due saggi, che secondo me, se possibile, rendono ancora più importante i discorsi transfemministi e le alleanze e l'ascolto, l'apertura che noi effettivamente su internet abbiamo un po' dimenticato. Io spero veramente che non venga fuori un video di 50 minuti, ho tagliato tantissimo di quello che avrei voluto dirti, però penso che sia stato molto divertente, oltre che necessario per me registrare questo video, perché voglio che rimanga una macchia tangibile di quella che credo che sia una delle tesi più importanti di tutto il discorso femminista, ovvero l'alleanza e in generale appunto il danno che si fa quando si cerca di cancellare la figura di un umano, di un individuo, e di renderla mostra. Ecco, se hai visto il video, hai ascoltato anche solo semplicemente il video fino a questo punto, io ti ringrazio tantissimo per il calore con cui mi hai accolto con l'ultimo video, e se ti va, quindi noi ci possiamo vedere al prossimo. Ciao!